Grazie soprattutto a tutti voi in una giornata di pioggia e col Napoli alle porte, a momenti, quindi sarò breve, però oggi è una giornata importante. Ringrazio anche di cuore Tonino perché secondo me è importante soprattutto perché io voglio cominciare questo intervento nel segno dell'unità e dell'assoluta inconcepibilità e incomprensione delle polemiche. Cioè io se fossi un lavoratore di una città, se fossi un cittadino, io andrei a prendere per la giacchetta il sindaco per metterlo in prima fila in queste battaglie. E se il sindaco ci va senza essere preso per la giacchetta, io dico a tutti, ai sindacati, ai politici che la pensano diversamente da me, utilizzate quel sindaco, utilizzate quel sindaco come strumento di amplificazione di una battaglia giusta. Quindi mi auguro che da oggi si metta veramente fine ad ogni tipo di polemica che è veramente incomprensibile. E lo dico una volta per tutte, se qualcuno pensa che questo sindaco, per parlare con i suoi cittadini, siano essi lavoratori o disoccupati, siano donne, siano precari, siano studenti, debba passare da qualche mediazione di qualunque entità essa sia, sindacale, partitica, ecclesiastica, religiosa, ha sbagliato sindaco. Io sono stato eletto per parlare con i lavoratori e con i cittadini, come vengono gli altri. E lo dico con il rispetto massimo dei partiti e dei sindacati, con i quali io dialogo ogni giorno e con i quali io voglio stare al loro fianco per ascoltare le loro parole e i loro insegnamenti. Però io credo che è stato importante per me non solo le battaglie precedenti, ma venire nei giorni scorsi all'Ansaldo a Via Argine, perché io mi carico innanzitutto entrando nei conflitti e nelle dinamiche e guardando negli occhi le persone. Io l'avevo già guardata negli occhi in campagna elettorale all'Ansaldo e ne ho avuto conferma l'altro giorno, così come quando ho fatto la battaglia per la Fiat, le battaglie della Selfie, ne conosco Giampaolo da tanto tempo e quant'altro. Vedere tanti giovani, ma quanti giovani, quanti laureati. E il motivo fondamentale, l'ho detto anche l'altro giorno agli amici, ai compagni, ai compagni di Lanzaro, il vero motivo che mi ha spinto in questa follia di diventare sindaco in questo momento storico di una delle più belle città del mondo è perché mi ero seccato di vedere centinaia e centinaia di giovani meridionali andare all'estero perché non vogliono andare con il cappello in mano per chiedere un posto di lavoro, perché l'articolo 1 della nostra Costituzione dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e il lavoro è un diritto e non è un privilegio. Allora oggi vediamo Irisbus, Firema, Ansaldo, Brega, Ansaldo STS, Fiat, Fincantieri, Selfin, sono innanzitutto la storia di questa città. E voglio rassicurare subito un amico compagno della FIOM di Pomigliano, il sindaco è molto attento, il sindaco conosce bene i poteri forti, all'Ansaldo credo di aver detto l'altro giorno all'Ansaldo Preda delle parole molto forti, che alcuni non possono dire ma io l'ho detto, cioè quelle di voler far pagare anche ai lavoratori gli affari di Stato, le ruberie, le mazzette che stanno spesso dietro ai traffici di armi e guarda caso si preferisce di salvaguardare l'aspetto militare a quello civile. Il sindaco le conosce e il sindaco conosce anche bene gli interlocutori di Fiat che sono venuti a parlarmi. Io li devo ascoltare, io sono equilibrato ma mi schiero, sono equilibrato perché da sindaco ascolto tutti. Ascolto anche chi magari non mi fa piacere ascoltare, ma col dovere di ascoltare, perché le migliori decisioni vengono quando si ascoltano tutti. E la prima cosa che ho detto quando ho ascoltato gli interlocutori della Fiat, ho detto guardate, io non solo non ho nulla in contrario che voi venite e veniamo a inaugurare la Panda, perché se la Panda si inaugura a Pomigliano è perché c'è stata una lotta a Pomigliano
e perché in quella lotta si sono schierati tanti lavoratori. Però prima di inaugurare la Panda, cari signori della Fiat, fatemi avere un report dove mi garantite che i posti di lavoro vengono salvaguardati e che l'indotto viene salvaguardato. Io a tutt'oggi, quel come ho detto ad alcuni della FIOM l'altro giorno, quel report non l'ho avuto. Allora è chiaro che noi dobbiamo mantenere altissimo il livello di attenzione, così come lo voglio dire molto chiaramente anche stasera. Io voglio alzare alta la voce contro chi pensa di dividere i lavoratori discriminando nelle fabbriche quelle che hanno mantenuto e quelli che hanno mantenuto la schiena dritta senza farsi ricattare sul lavoro. Non è accettabile l'idea: io ti do il posto di lavoro ma tu non devi essere iscritto a un determinato sindacato, oppure io ti do il posto di lavoro ma tu devi rinunciare ai diritti costituzionali. Quindi questo deve essere chiaro: in una battaglia di unità noi dobbiamo impedire a chi detiene la proprietà nelle fabbriche di dividere i lavoratori, anche perché molti di quelli che hanno fatto battaglie difficili hanno fatto battaglie salvaguardando i diritti di tutti e anche di chi in determinato referendum magari si è schierato dall'altra parte in una decisione molto difficile, ma quelle battaglie sono state le battaglie di tutti. Un'altra cosa che voglio dire: a me sembra molto chiaro, e anche qui ho ascoltato la parola della Lega, la parola di Finmeccanica, la parola di Ansaldo e la parola di Fiat. Mi hanno presentato il tutto come piani industriali di ristrutturazione industriale, e quindi il tutto era nell'interesse delle imprese e soprattutto dei lavoratori. Io vi devo dire la verità, non sono assolutamente rimasto persuaso per nulla. A me sembra strano che quelli che propongono queste posizioni sono gli stessi che fino a poco tempo fa avevano sostenuto che non vi era la crisi economica, e sono le persone che hanno deciso questi piani industriali dopo che è cambiato il management in Finmeccanica. Io credo che la cosa è molto chiara sotto il duplice profilo: nel momento in cui debbono scegliere, hanno scelto di spostare al nord, perché oggi la forza del governo e la forza di Confindustria è tutta a trazione nord. Ma c'è anche un altro motivo che vi invito a guardare con attenzione. Io credo che loro sono anche preoccupati di questo mezzogiorno che alza la testa e del mezzogiorno che mantiene la schiena dritta e incomincia a lottare anche per una politica diversa. Quello che è accaduto a Napoli alle recenti elezioni amministrative, le lotte operaie, le lotte di fabbrica, i giovani che si sono schierati, sono una saldatura di indignazione positiva che fa paura alle cricche di potere che stanno dentro Finmeccanica, dentro al governo, i vari Gisignani, P3, P4, P2 e quelli che si sono mangiati le vicende come la senti. A loro sono terrorizzati, ma non terrorizzati dei black bloc, attenzione, perché poi i black bloc sono quelli che si vanno a saldare con chi vuole reprimere le lotte democratiche nel nostro paese. Hanno paura di noi, hanno paura di battaglie democratiche. Allora perché Napoli si ribella? Non perché oggi sia né un punto di partenza né un punto di arrivo, perché per quanto mi riguarda queste sono battaglie che ho sempre fatto in politica e ovviamente in forme diverse. Le facevo quando ero magistrato, nel senso che avevo ben chiari gli affarismi di Stato che stavano dietro, le bancarotte di Stato o le tangenti di Stato. Io credo che oggi sia un altro tassello che abbiamo messo in una giornata difficile, con la pioggia, con delle polemiche inutili. Abbiamo fatto un altro passo, adesso ne dobbiamo fare altri ancora. Sicuramente, io non ripeto per ragioni di tempo le cose dette da Zipponi, le cose interessantissime che ho ascoltato, però credo che dobbiamo pensare a una grande mobilitazione sotto Finmeccanica. Io credo che noi dobbiamo andare dal signore Rossi e dire quello
il Presidente della Repubblica, non il Sindaco di Napoli, che senza il Mezzogiorno, senza Napoli, non c'è unità e non c'è sviluppo in questo paese. Non c'è unità e non c'è sviluppo. E l'ho detto anche agli amici del centro-sinistra. E devo dire che stanno capendo che da Napoli c'è anche un laboratorio. A Napoli sta nascendo un nuovo modo di fare politica. E lo dico, utilizzatevi. Ricordate, in campagna elettorale, chi mi ha seguito l'ha detto, utilizzatevi. Cioè noi dobbiamo oggi dare voce a chi voce per tanto tempo non ha avuto. E devo dire che nella politica si sta comprendendo. Io mica faccio questo appello solo al centro-sinistra, io lo faccio anche a Caldò, al Presidente della Regione. Liberati! Oggi non puoi rimanere assente di fronte a una battaglia di questo tipo. Liberati da Cosentino! Liberati! Vieni con noi sotto la Finmeccanica. E non è una battaglia del sud contro il nord, questa è la differenza. Noi la faremo insieme agli amici e ai compagni del centro e del nord. Quindi, insomma, abbiamo detto quasi tutto, aggiungo un'altra a me molto cara. Noi da un lato lavoriamo e lottiamo per creare le condizioni di lavoro. E io sono molto fiducioso sul lavoro che stiamo facendo. Perché se aumenta la credibilità di Napoli, aumentano gli investimenti. Aumenta la possibilità di avere turisti, la possibilità di tornare al centro del mondo, la possibilità di investire nelle piccole e medie imprese, nelle grandi aziende, di poter avere innovazione tecnologica. È la città d'Italia che più di ogni altro può avere sviluppo se pensiamo al territorio dell'area occidentale e dell'area orientale. Quindi noi abbiamo delle potenzialità enormi e se lavoriamo bene noi aumenteremo in termini di posti di lavoro, e quindi un messaggio di speranza che noi dobbiamo dire anche a chi oggi è senza lavoro. Poi una grande battaglia di difesa dei posti di lavoro. Io perché mi sono convinto, l'ho detto, a schierarmi in queste battaglie? Non per campanilismo, ma perché credo nella serietà di queste aziende, nella storia di queste aziende e nel presidio democratico che hanno in una città come Napoli. Perché se si chiudono aziende storiche in realtà difficili come Napoli, si abbassa il tasso di sicurezza e di legalità, perché voi siete un presidio contro la camorra. Ecco perché c'è un disegno, ragionate, ragioniamo. Ecco perché va tutto insieme, lotta alla camorra, lotta per il lavoro, lotta per lo sviluppo, lotta per i giovani. Allora io credo che noi ci dobbiamo ribellare sicuramente in modo pacifico, in modo democratico, ma in modo forte, perché l'indignazione è alta. E concludo con le parole di una persona arrabbiatissima che io ho conosciuto negli anni più difficili della mia vita di magistrato, quando veramente ero solo, che è Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo. Mi disse un giorno, un uomo di 70 anni, ha detto: Luigi, io sono incazzato, la mia arrabbiatura finirà quando verranno scoperti gli autori dell'omicidio di mio fratello. Facciamo in modo, e lui gira il paese, perché quella rabbia diventa semina di passione e di amore. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra indignazione e la nostra rabbia diventa una capacità di mobilitazione, come quella immagine del popolo del quarto stato, una capacità politica e democratica che se la devono ricordare per i prossimi anni. Grazie.